Ferdinando Laghi, capogruppo De Magistris, presidente al Consiglio regionale della Calabria, continua gli incontri con le istituzioni e gli operatori sanitari per acquisire informazioni e scambiare idee nel campo della sanità e anche per illustrare la proposta di riordino della sanità calabrese che prevede la suddivisione del territorio regionale in 11 aziende sanitarie locali, quante erano prima dell'accorpamento in aziende provinciali. E così dopo Castrovillari ha incontrato presso l'ospedale di Trebisacce il commissario prefettizio Carlo Ponte. Guardi, io sono davvero stupito, per la verità, dalla unanimità di consensi che mi arrivano su questa proposta da parte degli operatori sanitari. Cioè, chi vive la sanità giorno per giorno dall'interno, mi pare che nella stragrande maggioranza non abbia dubbi su quale sia la strada da percorrere. La sanità vicino ai cittadini, quindi l'organizzazione sanitaria che sia calata sui territori e non un ulteriore accorpamento laddove anche quello attuale, partito nel 2007, quindi ormai quindicennale, ha dimostrato un assoluto fallimento. Intanto l'ospedale di Trebisacce rientra in quei nosocomi che a febbraio saranno riaperti per fronteggiare l'emergenza Covid. I lavori sono iniziati da circa una settimana, quindi con tutte le problematiche tecniche, quindi diciamo che credo nell'arco di una settimana ancora, insomma, dovremmo essere a buon punto. Poi c'è la fase di allestimento del reparto e quello che ne consegue con l'organizzazione interna, poi sia arredi, personale e quindi poi avviare ovviamente l'attività. Quindi tempi tecnici, considerando anche imprevisti poi di tipo strutturale, perché si stanno facendo interventi strutturali importanti, quindi il reparto viene fatto in una modalità che rispetta le normative, quindi percorsi dedicati, insomma tutto ciò che è previsto per ovviamente accogliere pazienti di una certa tipologia. A Trebisacce attualmente è attiva la lungodegenza, a breve dovrebbe riaprire anche il reparto di medicina, non appena si riuscirà a reperire il personale medico, risorsa questa carente. Nel momento in cui saranno individuati quindi questi medici, più le figure di anestesisti che dovremo anche, di cui dovremo fornire l'ospedale. Quindi già la direzione sta lavorando in questo senso, quindi c'è la volontà di attivare questa struttura, riattivare questa struttura in attuazione della, diciamo, della sentenza